Ciao! Allora, come potete vedere sono sul terrazzo perché è venuto il momento di risistemarle e mettere in assetto della stagione estiva, anche perché è esplosa improvvisamente, non la primavera, l'estate, cioè io ieri già non riuscivo a stare fuori perché faceva troppo caldo. Quindi adesso vi faccio fare il classico tour di lo stato in cui versa adesso il terrazzo e vi dico le cose che devo fare e poi dopo le facciamo insieme come al solito. Prima però vi voglio dire due cose importantissime. Allora, la prima è che sono tornate in stock le alzatine, quindi potete andare a ordinarle tranquillamente nello shop. Le spedizioni iniziano da martedì, comunque trovate tutte le indicazioni dentro lo shop. Tutte le ragazze che me l'avevano prenotate, le loro le ho già messe da parte, quindi non vi preoccupate, non c'è bisogno che facciate niente, vi arriverà poi un'email con link per il pagamento e tutti i vari dati. Quindi questa è la prima informazione. La seconda informazione è una collaborazione che faccio la prossima settimana insieme a Carotilla. Abbiamo deciso di fare questo progetto per la Fashion Revolution Week, che sarà appunto la prossima settimana. Per chi non sapesse che cos'è, vi lascio qua sotto tutti i link al sito ufficiale. Comunque brevemente, siccome il 24 aprile è il Fashion Revolution Day, dove si ricorda la strage del Rana Plaza in Bangladesh, quando è crollato questo palazzo dove lavoravano le persone per fare gli indumenti dell'industria della fast fashion, ha fatto più di 1000 vittime e da quel momento ogni anno il 24 aprile si ricorda questa data, semplicemente per sensibilizzare il consumo, un consumo più consapevole dell'abbigliamento, quindi sapere da dove vengono i vestiti che noi acquistiamo, perché l'industria del fashion è una delle industrie che inquina maggiormente, che ha un maggiore impatto a livello ambientale e anche sociale all'interno negli stati dove appunto vengono prodotti la maggior parte degli abiti, soprattutto che fanno parte di tutte quelle catene che alimentano la fast fashion. Comunque qua sotto trovate tutte le informazioni per poter approfondire il tema e appunto proprio in occasione di questa settimana io e Carotilla abbiamo deciso di fare una sorta di calendario fotografico settimanale su Instagram. Se andate sui nostri profili troverete già il piano, diciamo, quindi ogni giorno ci sarà un tema fotografico e sarebbe carino che chiunque volesse partecipare scatti una foto da pubblicare su Instagram con il tema appunto che noi abbiamo dato, utilizzando l'hashtag il mio armadio sostenibile, in modo tale da racchiuderle tutte sotto quest'hashtag. Ogni giorno io e Camilla sceglieremo due o tre delle foto che ci piacciono di più da condividere sui nostri profili Instagram durante nelle stories e penso che sia un modo molto divertente, carino per parlare di un tema molto importante, coinvolgere tante persone, scambiarci dei consigli, quindi come ognuno di noi cosa fa per rendere il suo armadio più sostenibile, per avere uno stile di vita appunto maggiormente sostenibile. Quindi ci sarà anche uno scambio di marchi che magari non conosciamo, idee, insomma, penso sia un'idea molto carina. Quindi vi lascio qua sotto il link al mio profilo Instagram e a quello di Camilla, in modo tale che possiate avere tutte le info che per partecipare. E basta, adesso ho finito di dirvi tutte le informazioni pre, adesso vi faccio vedere il terrazzo e poi ci mettiamo al lavoro. Eccoci qua, allora questo è il terrazzo come attualmente. Allora, la cosa da fare è sicuramente devo togliere questo impregnante, ridare una bella mano in modo tale da risistemare tutte che sono state fuori tutto l'inverno e anche al tavolo che adesso è in casa, però quello poi dopo lo portiamo fuori. Qui devo dare un po' una potatina a queste piante che adesso non mi ricordo come si chiamano, ma adesso dopo lo cerco e ve lo dico. E poi abbiamo qui l'angolo, beh, a parte dare una sistemata in generale, ma quello è un altro discorso. Questo è l'angolo che poi diventerà delle aromatiche, adesso erano morte tutte le scorsa col caldo che ha fatto e devo praticamente allungare, fare una prolunga dell'impianto di irrigazione, quindi voglio sdoppiare il tubo e portarlo anche qui in modo tale che anche questo abbia l'impianto di irrigazione, così evitiamo di ucciderle come ho fatto l'anno scorso durante le settimane che ero in vacanza. Qui non ho ancora deciso che piante mettere, quindi ci sarà anche da fare quella scelta.
Questi due grossi scatoloni che, come potete vedere, mi si è molto interessato, sono è un divano che ho preso da Maison du Monde, divano e un tavolino che andrà in quell'angolo lì dove attualmente c'è lo stendino. Questo qui andrà tolto, poi devo controllare se le lucine funzionano ancora e poi ci sarà da mettere il copri, tutto le arelle. qua sopra, in modo tale da creare ombra durante appunto l'inverno, cioè no, l'estate, perché fa già caldissimo. Questo chiaramente lo stendino lo togliamo, questo lo togliamo, insomma c'è un bel lavorino. Messier, tu cosa farai? Mi farai compagnia? Messier? Bracchetta mi farà compagnia sicuramente. Fatto, divano montato, qui abbiamo messo le arelle, purtroppo ne mancavano due al negozio, mi arrivano settimana prossima, quindi dall'altra parte le metterò poi più avanti e niente, adesso mangio perché mi è venuta una fame nera e oggi pomeriggio invece ci occupiamo della parte piante, manca soltanto quella, dare una bella pulita. Ho dovuto togliere le lucine perché ormai non funzionavano più e quindi per ora niente lucine, però figurati se io rimango senza lucine, arriveranno, sarà il prossimo acquisto. Inaugurata la stagione. Allora, il tavolo non è ancora finito, devo passarci ancora un'altra mano. Ho usato l'impregnante color noce chiaro e è venuto molto bene. Adesso nei prossimi giorni darò un altro paio di mani, così lo rende bello impermeabile e lo nutre. Poi queste patate, questa pianta qui è una bomba, si chiama Phormium, che voi me lo chiedete spesso, comunque il nome ve lo lascio scritto qua sotto. Fa tutto lei praticamente, non ha bisogno di nulla, basta solo annaffiarla. Poi qua ho messo l'impianto di irrigazione anche per queste, quindi ho fatto lo sdoppiamento e in modo tale che arrivi l'acqua anche qui, e ho messo le piante aromatiche, quelle che metto di solito, quindi rosmarino, timo, salvia, origano, santoreggia e maggiorana, coriandolo ed erba cipollina. Comunque qua sopra vi metto un link a un post che avevo scritto l'anno scorso che parlava proprio di come le usavo tutte le erbe aromatiche. Questa è una pianta che è spontanea, cioè mi cresce sempre, questa via del pensiero mi cresce sempre, quindi la lascio perché per quanto io cerchi di toglierla, lei ogni anno ricompare, quindi a questo punto rimane lì. Qua invece ho messo le begonie bianche,
poi questo che non so, io lo chiamo incenso e perché sa proprio di incenso, è, cade giù cascante, è molto bello. E poi ho provato a mettere questa piantina qui, che però non so come si chiami perché non c'era, c'era scritto semplicemente pendule perenni e quindi non vi so dire come si chiama, però mi sembra carino, speriamo resista. Questo cos'è? Si è un po' rotta. Questo qui, poi vabbè, le mie rose sono sempre lì, che tra poco sbocceranno. E poi qua manca l'arella qua, che mi arriva settimana prossima, e sarà esattamente come quella lì, non è bambù, è salice. Questa è una bracca, ciao bracca, saluta. E questo invece è il divano che ho preso, era proprio già tutto il set divano con il tavolino. Questa qui è una candela che mi aveva regalato per il mio matrimonio. E niente, devo dire che sono molto soddisfatta, è venuto proprio bene bene. Bene, direi con la faccia più distrutta di tutto YouTube, cioè credo che una conciata come me non abbia mai girato un video, probabilmente su YouTube, ma non importa, ce l'abbiamo fatta. Io adesso mi vado a fare una bella doccia. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande, tutto, lasciatemi qui. Vi ricordo appunto che domani parte il questa sorta di calendario su Instagram con l'hashtag il mio armadio sostenibile, per cui andate sul mio profilo Instagram, sul profilo Instagram di Camilla Mendini, Carotilla, vi lascio qua sotto tutti i link e divertitevi con noi a fare questo gioco per la Fashion Revolution Week. E basta, mettete un mi piace e ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Buona settimana e buona domenica. Ciao!